Eccoci, grande Giorgio Faini, vi saluto tutti quanti, io non capisco, è la prima volta che faccio la diretta quindi non so se ci siamo. Michele, grande, fantastico, è un po' strano ragazzi, è la mia prima diretta della vita e quindi sono anche un po' emozionato, non sento il feedback, quindi non sento, bah, sarà vero che sto facendo questa cosa? Se mi scrivete, evidentemente di sì. Allora, il grande Giorgio mi ha detto di aprire pure Facebook di qua, perché con StreamYard, questo qua, questo programma fighissimo che mi ha spiegato ieri al volo e devo dire che è meraviglioso, però chi non si... come si dice, chi non dà la possibilità a questo programma di far vedere il proprio nome e cognome, esce fuori come Facebook user, quindi non so chi sia a scrivere quello che si sente benissimo. Ciao Tommy, perfetto, ecco, non so chi si, quindi mi ha detto apriti un altro con un altro schermo il Facebook normale, come la pagina normale, diciamo, e quindi vado a vedere chi siete tutti i Facebook user, che so tantissimi, aiuto, ciao a tutti, fantastico, però non so chi siete, quindi Luca, adesso vi leggo, Luca Fateri, ciao, Alberto, ciao, Michele Pinna, ciao, e Mosconi Ivan, buonasera anche a te, che meraviglia, quindi è vero, sono online, non c'è solo scritto live, è vero, ok, perfetto, quindi non è un fotomontaggio, è vero. Allora, e niente, è strano, molto strano per me fare questa cosa. Comunque, cominciamo. Che bello, vedi, tutti quanti i messaggini, ci siete, si sente bene, è giusto? Chi è che scrive, sì, vero? Luca Fareri, ciao. Paolo Fabrucino, ciao. Fulvio, Andrea, oh, Madonna, Mauro. Yuri. Che bello, fantastico, bravo, grazie Giorgio. Insomma, guardate, c'è il link per la video della visibilità. Sì, fate così, in modo tale che mi viene accanto ai vostri messaggi, mi viene fuori anche il nome e il cognome. Io devo già bere, come facciamo? Vabbè, la bottiglia è grossa. Allora, aspettiamo qualche minuto, tanto io apro una cosa qui. Allora, ecco qua. No, vabbè, non funziona. Mi sono segnato delle cose. C'ho anche una scalettina da condividere con voi, in modo tale che ho pensato, ditemi se è una buona idea. Sei bellissimo, Marco, ti ringrazio, sei troppo gentile. Salvatore Scorrano, ah bello! Lo sai che mi devi? Sì, lo so che ti devo. Hai fatto i salti mortali per esserci e ti devo una fabbrichetta. Vabbè, sono cose tra noi e non so se qualcuno può capire. Forse un'altra persona che non è online, però. Allora, che stavamo dicendo? Che ho preparato una scalettina delle cose di cui voglio parlarvi, perché ho pensato che la cosa migliore, sicuramente, è che le domande che eventualmente mi volete fare, io spero che ce ne saranno, perché io sì, di cose da dire ce ne ho, anche da farvi vedere e sentire, però la cosa più bella è l'interazione tra di noi. Quindi mi sono segnato diciamo una mini scaletta che vorrò, insomma, che seguirò per questa oretta, non so quanto staremo, e in modo tale che in base alla scaletta, se avete domande, le decidiamo in base a quella. Cioè, è inutile che già mi chiedete una cosa su un video che, per esempio, è l'ultima cosa che vorrei fare. Prima voglio spiegarvi un po' di cose. Faccio vedere un po' di spartiti, faccio vedere un po' delle mie scalette, le mie, insomma, come io gestisco gli strumenti, e poi vediamo il video. Quindi è inutile che adesso magari dico via con le domande e parte una domanda col video. Chiaramente non ha senso, secondo me. Quindi adesso vi farò vedere... Così levo sto cacchio di faccione mio che è orrendo.
Oh, si vede lo schermo? Datemi un cenno. Ah, ammazza quanti messaggi nel frattempo. Fatemi vedere qua, va. 24 messaggi, la madonna. Fulvio, si vede e si sente benissimo, è bello come dal vivo. Mi fa piacere, mi fa molto piacere, grazie. E perché non riesco a vedere gli altri messaggi? Mi si è bloccato. Buh. Vabbè, adesso facciamo... sei bellissimo, grazie. Oh, ragazzi, ma che è? Una diretta su... Mi chiamerò Diretta Leotta, visto che mi dite che sono bellissimo. Lasciamo perdere. Ma possiamo vedere un video? Che cretino. Lo sapevo, guarda. Non dovevo dire ai miei amici di questa cosa, così non dovevo rompere i cocomeri. Ecco, lo sapevo, guarda. Allora, adesso vi faccio vedere. Si vede questo schermo? Aspetta, no, è di qua. Si vede questo schermo qui? Lo vedete questo schermo qui? Fatemi cenno. Ah, schermo ok, Luca, grazie. Yuri, yes, perfetto. Quindi vi faccio vedere un po' la scaletta della diretta, che chiaramente sarà aperta nell'altro schermo. Oh, e la madonna, è troppo grosso. Lo impiccioliamo un pochino, così entra anche qualcos'altro nello schermo. Vabbè, non capisco. Vabbè, comunque. Questo più o meno è quello di cui vorrei parlarvi. E quindi direi che... Ah, sai cosa facciamo? E sai cosa facciamo? Il grandissimo Giorgio mi ha detto come fare a fare banner. Allora, io faccio un bel banner con la scaletta. Scrivo scaletta diretta. Due punti. Foto set. Ascolti, anzi facciamo così, va. Ragazzi, scusatemi, non ho fatto prima, ma io non so voi, ma io ho un bimbo di 2 anni e mezzo e non è sempre facile, i miei amici lo sanno. Allora, 3, e facciamo schema party, chiamato così. Man mano che andiamo avanti con la scaletta, io cancello, così si vede quello che manca, insomma, dove siamo arrivati. Schema parti, poi punto 4, scrivo spartiti, poi punto 5, metto video diretta. Ora che faccio? Add banner, show, yes! Che dite? Si vede? Oddio, non me l'ho levato, aspetta, facciamo una cosa, scaletta diretta, ecco, così è un pochino più carino secondo me. Oh, mi date un feedback, ci si vede? Si vede? Perché i messaggi non si vedono bene? Vabbè, non importa. Vabbè, non ho capito se si vedono, comunque spero di sì. Si vede, grazie. Non so chi sia, ma si vede. Ah, è Yuri, grande. Ok, quindi intanto volevo fare una cosa, un ringraziamento doveroso e direi anzi enorme, un enorme ringraziamento a Giorgio Paini perché mi ha dato la possibilità di essere qui con voi e soprattutto ha creato questo bellissimo gruppo che è Groove Café. Guarda, io l'ho vissuto da subito. E ho subito visto dai contenuti, dalle persone, dai commenti, che secondo me poteva fare strada. Ed effettivamente abbiamo visto dove sta. Cioè, è arrivato a un punto tale da fare una quantità di dirette incredibili. E questo dobbiamo dare veramente grazie, dire grazie a Giorgio, perché ci ha veramente dato la possibilità di avere un canale, un gruppo è riduttivo, un canale veramente molto, molto figo, didattica, pillole, performance, interviste fantastiche. Voglio ringraziare anche Michele Scotti, che dà una mano a Giorgio, e anche Federica Lapaglia, che ha fatto la bellissima grafica di questo evento mio in particolare, ma l'ha fatto anche di tutti, quindi volevo dirvi grazie per il supporto e per tutto.
E niente, ah, un'altra cosa importantissima. Io chiedo scusa a tutti i miei meravigliosi colleghi musicisti eccezionali che hanno fatto le dirette prima di me. Non ho fatto in tempo e non ho avuto modo di seguirvi, quindi vi chiedo scusa. E mi dispiace anche essere qui in diretta e non aver seguito neanche una. Ecco, vi chiedo scusa in anticipo e farò del mio meglio per andare a vedermi gli eventi passati e cercherò di vedere i futuri. Però, come vi dicevo, la situazione qui, la quarantena non è facile. E vabbè, e via dicendo. Allora, quindi, visto che abbiamo qui sotto la scaletta, da qui la posso levare. Oh, benissimo. Michele, fai i cuoricini? No? Te lo ricambio. Ok, fantastico. Allora, andiamo. Io andrei, visto che sono passati già 11 minuti e mezzo e non ho detto ancora niente, a parte i saluti. Allora, che cosa vi racconto oggi? Della mia esperienza, a Sanremo. Io ho avuto una bellissima opportunità di far parte, insomma, di questa bellissima orchestra. Facciamo una cosa, mettiamo uno sfondino. Ta-da! Vedi, si parlava della bellissima grafica ed eccola qua. metto una foto di, diciamo, del, visto che parliamo di Sanremo, mettiamo una foto in Sanremo. Vediamo un po' quale vogliamo mettere. Io direi che mettiamo questa, che è paurosa, è bellissima. Oh, mettiamola a tutto schermo, finestra, vista, olè. Che ne pensate? Mi sembra una bellissima foto. Allora, stavo dicendo, ho avuto questa bellissima opportunità di far parte di questa orchestra. Quest'anno cos'è successo? È successo che è cambiato il direttore artistico, che quest'anno, in questo caso, era Amadeus. E quindi cosa ha fatto Amadeus? Ha avuto la possibilità, come poi d'altronde hanno avuto tutti quanti nel passato, di poter scegliere la squadra con cui lavorare. E quindi, avendo lui lavorato in passato con Leonardo De Amicis, che è il maestro d'orchestra con cui io lavoro da qualche anno, e insomma ha deciso di chiamare lui. E di conseguenza il maestro che viene chiamato, anche lui, ha decisioni, ha piene decisioni sull'organico dell'orchestra. Quindi, questo vuol dire che Amadeus ha scelto il maestro De Amicis e il maestro De Amicis ha scelto la sua orchestra. Diciamo che l'orchestra di Sanremo è sempre stata il top dei musicisti qui in Italia, parliamo di persone, dei colossi in ogni strumento. Ogni strumento era coperto da un musicista incredibile, fenomenale, eccetera. Quindi è sempre stato, infatti, la qualità della musica suonata è sempre stata a livelli mondiali, non posso dire i migliori italiani, perché noi in Italia ce la battiamo con tutto il mondo, ragazzi, c'è poco da dire. Quindi non è che è successo qualcosa e che ne so, hanno scelto un'altra orchestra per qualche motivo, semplicemente perché il maestro d'orchestra ha avuto piene possibilità di scelta. Quindi io sono stato chiamato a suonare i timpani, che è questo set qui a sinistra, dal maestro De Amicis, che è una persona con cui io lavoro già da 6 anni.
facciamo un pochino parliamo un attimo di quello che io che ho fatto negli anni. Intanto io sono principalmente un batterista e visto che è collegato volevo salutare, abbracciare, baciare dappertutto il mio grande amico, grande maestro Salvatore Scorrano, che non solo è stato mio insegnante di batteria, ma è a tutti gli effetti uno dei miei più cari adesso, ma lo è stato quasi da subito, uno dei miei più cari amici e più cari anche, come si dice, io lo chiamo il mio papà musicale, perché mi ha insegnato tanto. Se sono qui con voi a parlare di questa esperienza, sicuramente un grande tassello l'ha messo lui. Quindi grazie Salvo. Poi cosa ho fatto io? Sono partito per l'America dopo qualche anno. Dopo il primo anno ho studiato batteria con Alessandro Marzi, grandissimo didatta, grandissimo batterista, anche lui grande amico, che saluto, non so se è in linea. Lo saluto veramente fortemente perché anche lui è stato molto importante per me il primo anno, ma anche negli anni a seguire. Siamo persi un pochino di vista, poi ci siamo ritrovati. Quindi Alessandro Marzi e Salvatore Scorrano, due persone a cui devo moltissimo della mia formazione. E poi cosa è successo? Nel 2001, la voglio fare corta perché sennò io comincio a parlare e aiuto. Nel 2001 parto per l'America, sono partito per l'America per il Drummers Collective. Avevo racimolato con mio padre qualche soldo e abbiamo detto ok, quanto ci possiamo stare? 3 mesi. Ok, boom, andiamo. Sono andato per 3 mesi. L'esperienza di New York è stata colossale, è stata veramente un'esperienza fighissima per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda i rapporti umani proprio con le persone che stavano lì, ma non soltanto la formazione didattica, io lo chiamerei anche formazione artistica, perché la mia formazione artistica, ok, didattica è in dubbio, la scuola, le ore a lezione, i tanti insegnanti che ho avuto, insomma è stata veramente un'esperienza eccezionale, ma la mia formazione artistica è stata principalmente nei locali, perché la sera io ogni sera prima di tornare a casa uscivo di scuola alle 8 e andavo a vedermi un concerto, e questo è successo per tutti e 90 giorni, 3, 6, 9, sì, tutti e 90 giorni, quindi per 90 giorni, ma non voglio dire, ma avrò visto veramente 90 concerti, perché a parte qualche giorno che non ho visto concerti, ma alcune volte vedevo anche più di un set, perché lì la musica dal vivo funziona a set, quindi c'è il set dell'aperitivo, c'è il set della cena, il dopo cena, quindi insomma è molto molto attiva dal punto di vista, questo parliamo del 2006 ragazzi, parliamo del 2006, quindi sono passati 14 anni. Ok, uscito dall'esperienza americana, sono tornato in Italia e ho capito insomma che mi mancava una cosa, mi mancava qualcosa, io volevo studiare la musica. E come si fa? Boh, stavo sbattendo la testa da qualche parte, a un certo punto rincontro Rodolfo De Montis, un altro mio carissimo amico di Drumstart, tra l'altro, bellissima piattaforma online, che saluto anche Rodolfo. E lui mi fa, ma vieni una volta, vieni a trovarmi a casa, c'ho le percussioni classiche, sto studiando il conservatorio. Oh, fantastico, andiamo a vedere. Ok, metto piede nella sua stanza, piena di strumenti, ho detto, oh, cacchio, questo è proprio quello che cercavo. Io cercavo il modo di poter fare la musica utilizzando la tecnica, insomma, le cose che io già sapevo, cioè come muovere le bacchette, come muovere i piedi, eccetera, eccetera. Quindi, senza dover ricominciare da capo uno strumento, in realtà è stato così per il conservatorio comunque, cosa ho fatto? Ho deciso di iscrivermi al conservatorio, subito, boom, 2007. Ho cominciato e è stato molto lungo il percorso, perché è veramente duro per il corso del conservatorio, molto duro, molte materie, eccetera. Quindi, vabbè, fatto sta che in 10 anni, 11, nel marzo 2018 mi sono laureato, benissimo, felice, eccetera, eccetera. E nel corso degli anni ho rischiato, insomma, di perdere un pochino la retta via, ma per fortuna l'ho ripresa. E, quindi l'esperienza col conservatorio mi ha aperto ad altri strumenti, che non fossero solo la batteria.
Io sono sempre stato affascinato da, comunque da tanti strumenti e l'idea di avere, di saper suonare tanti strumenti a percussione era la mia passione, insomma, era quello che volevo. E così è stato. E da subito io ho cominciato, per fortuna, a lavorare. Proprio dai primi anni del conservatorio già mi chiamavano a suonare come percussionista classico. Quindi io, man mano che studiavo, mettevo in pratica la didattica direttamente sul palco. E questo per me è stato molto, molto formativo, perché ho imparato direttamente, anche tecnicamente, tutte le cose che studiavo. Ho capito da subito i miei limiti, li ho superati, a volte mi sono reso conto di averli superati durante i concerti, pensa tu, non nelle ore di studio, nella sala, chiuso col sangue, no. Durante un concerto mi sono reso conto una volta di aver risolto un dubbio, un problema che avevo in testa neanche suonando, semplicemente faccio, sai che noi percussionisti sinfonici abbiamo molte misure d'aspetto, abbiamo moltissime pause, mi sono reso conto in un concerto che ho fatto, mi sembra era l'Aula Magna della Sapienza a Roma, qui ascoltando l'orchestra mi sono fermato, sai quando uno si calma, trova la pace, mi sono reso conto di aver, che avevo risolto un dubbio che avevo annodato da settimane. Era un dubbio più che altro teorico. Vabbè, questo per dirvi che l'esperienza del palco a me è sempre andata di pari passo con la formazione, diciamo, nella sala, nello studio, nella sala prove, quello che è. Quindi il palco per me è stato importantissimo. E voglio, parlo del palco perché questo fatto di aver avuto la possibilità, l'onore e il privilegio di poter insomma, partecipare a concerti anche mentre stavo studiando mi ha dato la possibilità di affrontare in maniera giusta Sanremo, che è arrivato un pochino così al volo. Mi hanno chiamato a ottobre, novembre, per gennaio, quindi proprio... Sì, vuoi venire o non vuoi venire? Sì, certo. Quindi ho avuto la possibilità di eliminare molti problemi grazie a questo. Ok, quindi non vi sto qui a parlare di altre cose, voglio andare avanti. Ok, a posto. Volevo farvi vedere un po' di foto, così andiamo dritti sulla scaletta che ci abbiamo scritta qua sotto, lì sotto. Foto del set. Allora, scusate se levo un attimo questa bellissima foto, poi dopo ve la rifaccio vedere. Allora, voi vedete lo schermo, quindi vedete anche quello che io scrollo. Allora, ecco, prima cosa importantissima, dopo ne parliamo magari durante gli spartiti, nel mio set non possono mancare i colori. Per me sono indispensabili, sono parte integrante dello spartito, parte integrante delle bacchette, dei miei strumenti, perché mi aiutano a concentrarmi, siccome il tempo è sempre poco, i colori mi aiutano a... automaticamente capire che cosa succede nel brano, soltanto guardando lo spartito. È una mia tecnica che negli anni ho avuto qualche idea, e questa cosa dei colori mi ha veramente dato una grandissima mano. Allora, mi sono dimenticato... No, gli ascolti ce l'ho scritti. Quindi, allora, prima cosa da fare, il set. Vi faccio vedere. Ecco qua. Mettiamo la finestra grande, così vi spiego un pochino. Io non vi chiedo se avete domande, perché non le voglio ancora. Nel senso che adesso finiamo magari l'argomento del set, e poi se ci sono domande, spero, se posso rispondere, vi rispondo. Allora, questo è stato il mio set, cioè tre timpani, 32 pollici, 29 pollici e 26 pollici.
Quindi i tre, diciamo, i timpani principali che si usano nella musica pop, insomma, comunque nella musica anche sinfonica. Nella musica sinfonica si tende ad avere un altro piccolino qui, a volte anche addirittura un altro ulteriore, quindi cinque timpani. Poi ho qui un bel Glockenspiel che utilizzo sempre nella parte... Io cerco sempre di farmi il set... il più compatto possibile, perché quando io suono seduto devo riuscire ad arrivare dappertutto senza dovermi muovere troppo, perché il movimento porta a ritardo e questo non va bene, anche perché poi vedrete nei video la tempistica dei movimenti è anch'essa, come la dico questa frase? La tempistica dei movimenti è anch'essa il suono stesso. Mi sono spiegato? Cioè, il suono che io produco viene dal movimento, sì, della bacchetta, sì, del piede, ma anche del corpo. E quindi, se io ho il Glockenspiel in fondo, il timpano di qua e il tamburello devo correre di là, è un casino. Arrivi in ritardo, suoni male, i primi colpi sono sempre accentati, non esiste, deve essere tutto perfetto, come se suonassi, come se registrassi a tracce separate, quindi come se tamburello, tamburello, e lo posi, ti fermi, bevi, timpano, timpano, ti fermi, bevi. Ok, quindi il mio concetto di setup, di multiset, è proprio questo. Devo riuscire ad arrivare sia seduto che in piedi a tutti gli strumenti in maniera, diciamo, equidistante. Quindi l'ho fatto, è per quello che io il primo giorno di prove, il primo giorno di allestimento, non si suona mai, non si fanno neanche... concordo? Gianfranco, grande, ciao! Il primo giorno di allestimento spesso si fa il soundcheck e quindi durante il soundcheck degli altri io mi prendo sempre un pochino più di tempo, gli dico scusate ragazzi, ho un sacco di cose da montare, andate avanti voi. Quindi io tendo sempre ad avere, perché poi una volta microfonato il set non si deve spostare, sennò poi chiaramente i fonici si incavolano. Tendo sempre ad avere quell'ora a disposizione, o arrivo prima, cosa che faccio spesso, quindi o arrivo prima e quindi mi dedico un'ora in cui sono da solo a montare il set, oppure se devo arrivare a quell'orario, chiaramente mi tengo quello spazio lì. Allora, andiamo avanti. Glockenspiel, dicevo. Subito, vedi, per questo dicevo dello spazio, perché questa batteria elettronica, questa multipad Yamaha, sembra sopra il timpano, effettivamente lo è. E, ho deciso di posizionarla lì perché andavo bene con la sinistra, andavo bene anche con la destra, e quindi quello era il movimento, era il punto esatto. Io cosa ho fatto? Ho chiuso gli occhi dove vorrei, diciamo, che fosse la batteria in quel caso. Ho chiuso gli occhi, ho colpito, e più o meno, anche in base alle possibilità fisiche degli strumenti, perché il timpano è enorme, quindi chiaramente occupa un sacco di spazio, di conseguenza devo scegliere anche le aste, ho provato due o tre aste per reggere la batteria elettronica, e alla fine ho trovato la soluzione. Il mitico pad non può mai mancare in mezzo ai timpani, proprio davanti al mio seggiolino, che lo uso sempre durante le prove, in diretta no, perché durante le prove ci sono un sacco di tempi morti e quindi io in continuazione mi scaldo, mi preparo, eccetera, eccetera. Mentre invece in diretta no, perché è comunque un elemento in più che distoglie e devi essere concentrato, a volte anche ci sbattevo, quindi l'ho levato dalla prima, anzi la prima diretta l'ho lasciato e ho fatto male, mi sono reso conto che ci ho sbattuto e quindi dalla seconda diretta l'ho levato. Poi andiamo avanti, due woodblock bellissimi che poi vi farò sentire un bel brano Eden di Rancore in cui i woodblock sono molto molto importanti, molto presenti. Poi due bellissimi piatti che mi ha consigliato il mio grande amico che saluto, Gabriele e Beatrice di Anara Distribution, due bellissimi Dyril
sono un 17 e un 18. In particolare uno Shirazad, questo qui, molto bello, chiaro e veloce, un piatto molto veloce, appena lo tocchi vola. E l'altro invece è un Primitive, molto, molto scuro. È qualcuno alla porta. Molto scuro. Questa combinazione mi ha dato un sound che mi piaceva molto e soprattutto andava a compensare, o comunque andava a, come dire, andava a... aveva un suono diverso, non mi viene la parola, rispetto a questo Zildjian qua che aveva Carlo e c'aveva un altro dall'altra parte. Quindi due piatti chiari, Carlo, e io avevo un piatto chiaro e un piatto scuro. Quindi insomma è un po' una fascia, una grande fascia di suono. Andando avanti, ho preso un rullantino, un Tama da 14x4, quindi un rullante anche questo molto veloce, molto, molto sensibile, ho tirato molto la pelle, insomma un rullante che assomigliasse il più possibile a un rullante sinfonico. E ha fatto il suo porco lavoro, devo dire che mi sono trovato bene. Il portabacchette indispensabile, perché oltre a essere portabacchette è anche portastrumenti, quindi molto spesso, vedete qui sotto, c'è la scatola, il coperchio del Glockenspiel che ho messo al contrario sopra una reggitastiera. Al contrario, ho messo gli strumentini piccolini. Maurizio, ciao Maurizio, ciao Tommaso, il pad e lo Strike Multipad Alesis, pensi sia il top dei pad? Sì, dopo ne parliamo Maurizio, grazie della domanda. Giorgio Di Tullio, Tommaso, grande Giorgio, grande Giorgio, che piacere, grandissima, bellissima persona, anche con lui ho avuto il grandissimo piacere di studiare per un periodo a Milano, prima che mi laureassi, sono andato su da lui qualche volta, anche a Roma quando lui è venuto, ho fatto le lezioni, purtroppo poi il conservatorio ti succhia, ti prende tanto e non sono riuscito a continuare le lezioni proprio perché mi dovevo diplomare a tutti i costi, a lavorare a tutti i costi, quindi... Grazie Giorgio, ti saluto, ti abbraccio fortissimo. E, continuiamo con il giro. Stavo dicendo, io tenevo principalmente tutti gli strumenti miei qua sotto, quindi su un altro, diciamo, chiamiamo un altro portabacchette, un altro tavolino, ecco, la parola giusta è tavolino. E man mano che mi servivano, cioè io sceglievo in base al brano, mettevo sul portabacchette gli strumenti che mi servivano in quel momento. Quindi mai avere strumenti in più nel tavolino portabacchette, ma avere lo stretto necessario, solo quello che serve in quel determinato brano. Perché dico questo? Il tempo in diretta vola. Se si sceglie in prova uno shaker piuttosto di un altro, insieme magari all'artista, al produttore, al cantante, non puoi mettere due shaker, sennò ti confondi. Quindi o metti solo quello shaker lì, oppure come faccio io, faccio doppia cosa, metto solo lo shaker che mi serve e sulla parte scrivo shaker grigio, eccolo, shaker nero, eccolo, shaker soft, e sta qua sotto. Capito? Quindi oltre a posizionare in maniera giusta gli strumenti, li scrivo pure sullo spartito, poi ne parliamo. Andiamo avanti, che ci abbiamo qui? Basta, strumentini, poi ne parliamo, poi lo vediamo anche in base ai brani che scegliamo di vedere, e qua viene gli ascolti. Ecco qua gli ascolti. Direi che possiamo passare al secondo punto, anzi no, prima di passare al secondo punto, mi fa piacere se ci sono domande, se volete, se posso rispondere, fatele con tanto piacere. Quindi diciamo via al televoto, no, come si dice? Via le domande sul set. Se avete domande sul set, facciamole adesso e poi passiamo agli ascolti. Chiaramente se dopo vengono domande sul set non è che non rispondo, però principalmente adesso, se volete chiedere qualcosa a me o che ne so, qualunque cosa, facciamolo adesso, così creiamo un po' di ordine.
Vediamo un po'. Ci sono, io bevo, ho l'arsura oggi, non so perché. Rispondo subito a Maurizio, che ti saluto intanto. Ciao. Allora, praticamente, che mi hai scritto? Il pad e lo Strike Multipad Alesis, che pensi sia il top dei pad? Allora, ne parlavo con Cristiano Micalizzi. Ed è esattamente come dici, lo Strike Pad dell'Alesis ad oggi, quindi in attesa che esca, poi si fanno sempre una guerra totale, tutte queste case, però devo dire che a detta di Cristiano, che non è l'ultimo arrivato, anzi, li ha provati tantissimi, e proprio prima di iniziare Sanremo, lui doveva prendere, mi sembra di ricordare, un altro. Però poi, insomma, ha provato questa Alesis, se ne è innamorato e l'ha preso. Parliamo di multipad, ragazzi, solo di multipad, non di centraline. Il multipad dell'Alesis, a quanto pare, è molto molto buono, sia per suoni, sia per processore interno, sia per risposta dei pad, per tanti motivi. Io ho preso questo Yamaha, l'ho comprato proprio qualche mese prima di Sanremo, perché... Me l'ha consigliato Marco, tra l'altro, Marco Valerio, che insomma gliel'ho chiesto perché lui lo usava e me l'ha consigliato. Ed effettivamente è molto carino, anche perché c'ha un sacco di bei suoni di percussioni sinfoniche. Quindi io durante le dirette, per i brani, ho usato moltissimo i miei suoni interni alla centralina, quindi nativi dello strumento, ma anche interni al mio computer. Quindi io ho una banca di suoni miei, che alcuni li ho fatti proprio io, li ho registrati nel mio studio, e altri invece li ho presi da internet, insomma, dalla banca di suoni di amici, insomma. Quindi ho usato moltissimo anche non solo i suoni interni della centralina Yamaha, ma anche suoni esterni. E senza contare a tutti quanti i suoni che i produttori venivano con la pennetta, ci portavano i suoni e noi le caricavamo nei nostri multipad. La cosa carina è stata che tutti e tre, Cristiano, Carlo ed io, avevamo tre multipad, e questo ha fatto sì che moltissime parti elettroniche, moltissimi brani elettronici, ha fatto sì questo, che questi brani li andassimo a suonare noi dal vivo. Ed è stata una cosa molto apprezzata dai produttori, perché invece di mettere il loop sotto, che suonava, chiamiamolo in maniera fredda, noi ci siamo divisi. Chi suono di rullante, chi suono di cassa, chi charleston, finto, chi altre percussioni, chi... Io ero l'addetto ai clap, agli snap, ai rullantoni, ai timpanoni. Quindi a tutto ciò che era magari accessorio, un suono accessorio al groove, quindi non principale. Però in alcuni brani, per esempio, in uno stacchetto, in un balletto, che poi purtroppo non so perché non abbiamo mai più fatto, pensate, era talmente complesso da suonare quel groove, e doveva talmente tanto suonare in quel modo, che Cristiano faceva la cassa, Carlo faceva il charleston e io facevo il rullante. Cioè, in tre facevamo un batterista solo. E questo... ci ha messo tutti a dura prova. Lì si vede se uno sa andare a tempo o no. È andato bene. Il problema è non si è fatto lo stacchetto, forse perché facevate cagare. Invece no, non si è fatto per un fatto proprio di scaletta, cioè all'interno della scaletta non c'entrava più quel pezzo. Era bello, un arrangiamento di Take Five, tra l'altro. Un brano a cui io tengo moltissimo, perché ha dato il nome al mio studio, 5 quarti Music Studio. Poi magari dopo ne parliamo, se c'è tempo. Andiamo avanti, quindi. Se ci sono domande, vai. Perché non riesco a scorrere in su? Vediamo se dal telefono lo posso fare, perché dal computer non va. Non capisco perché. Allora, vediamo un po'. Non è questo. Vado su Groove Café. Groove Café, tac. No,
No, manco dal telefono, non importa. Andiamo avanti. E, Facebook user, ciao Tommaso, ti seguivo quando mandavi le dirette, evviva! Però non riesco a capire chi sei, mannaggia, perché non riesco a aprire qui i commenti. Devo risolvere questa cosa però. Come faccio? Perché? Vediamo un po'. Non mi va a vedere. Chissà perché. Vabbè. Quindi va bene. E Marco Valera, adesso ti farò comprare la Roland. Che scemo. E io uso l'SPD4 della Lesis, fantastico. Lo uso per i timpani, campane tubolari, nacchere, gong, drum, eccetera. Lo uso a sinistra, caricato. Ok, perfetto, fantastico. E sei Gianfranco, grande. Sì, anche quello è carino. L'ho provato e anche quello è carino. Suppongo che gli strumenti sono tutti di tua proprietà. Ci sono occasioni in cui per necessità sei obbligato a usare i tuoi strumenti, non puoi, pro e contro. Allora, no, guarda, non sono tutti strumenti miei, però mannaggia, tu chi sei? Suppongo che... Marco, ciao Marco. Gli strumenti non sono miei tutti. Gli strumenti miei sono quelli più piccolini, e cioè i piatti, il rullante, le bacchette, gli strumentini piccoli e il multipad. I timpani, il glockenspiel, il seggiolino e altri tavolini, eccetera, io non li porto mai perché ci vuole un furgone, e poi perché in realtà me lo forniscono loro, faccio una mia scheda tecnica all'inizio della produzione in cui mando la lista dei miei strumenti e molto spesso viene esaudito, tutti i miei desideri vengono esauditi. Poi se c'è qualcosa che proprio appunto non riescono a trovare, allora la porto io, come è stato il caso del multipad. Infatti è stato richiesto un multipad, però l'ha preso Carlo perché in quel caso io sono arrivato alle prove con il mio, ce n'erano due, quindi fantastico, ne abbiamo due, tu prendi il tuo, cioè tu prendi quello della, Carlo ha preso quello della produzione, io ho preso quello mio. Ciao, come scegli le bacchette per i timpani, in base alla parte o in base al risultato che devi ottenere dall'insieme amplificazione? Bellissima domanda, Luca, grazie, bellissima domanda. Le bacchette per timpani, allora intanto io sono in questa situazione, ero timpanista, percussionista, diciamo aiutante di Carlo, però principalmente ho fatto i timpani. Quindi questa domanda mi fa piacere che la fai, perché chiaramente qui penso siamo soprattutto batteristi, non penso che ci siano molti percussionisti classici o addirittura timpanisti, però questa domanda che mi ha fatto mi fa molto piacere e ti rispondo subito. Allora, le bacchette le sceglievo in base alle dinamiche, quindi spessissimo durante un brano cambio bacchette, perché se la dinamica è 2P io tendo ad avere una bella capoccia grossa, con un pesante, insomma con un bel suono rotondo. Quando invece devo fare dei colpi staccati, dei colpi magari immediati, velocissimi, puntati, allora scelgo delle bacchette con pochissimo feltro, magari che non ce l'hanno proprio, come per esempio questo qua verde. Però una cosa importante, in televisione però i mallet si scelgono in maniera diversa, perché il tuo suono è preso dalla prossimità dei microfoni, non dalla sala, quindi io mi sono trovato ad utilizzare principalmente due tipi di bacchette, soft e hard. Extra hard queste qua non l'ho mai usate, perché il suono si slabbrava molto e veniva fuori un bel suono se percepito dalle orecchie, da me che stava un metro dalla membrana, ma siccome il microfono era molto in prossimità della pelle, prendeva solo la parte brutta del suono. Allora ho deciso no, sono andato di là in regia a sentire il suono, non mi piaceva e ho detto ok, facciamo tutto quanto il festival con due bacchette e passa la paura. Tra l'altro, man mano che andavo avanti con il repertorio, mi sono accorto che le soft andavano bene per qualunque cosa, anche per le cose forti, perché se tu dai una potenza forte, una bella potenza del colpo, e hai un mallet grosso, anche se è soprannominato, anche se è chiamato soft, ma se tu gli dai una crocca della Madonin, si sente
cioè c'hai un bel suono compatto, bello forte e staccato. Quindi di conseguenza io ho trovato queste bacchette un pochino più versatili rispetto alle hard. Comunque poi di brano in brano cambiava, adesso non so, poi magari se vuoi lo vediamo nello specifico. E io andrei avanti, se non vi dispiace. Le dinamiche, sì, è un bel argomento, Gianfranco, hai ragione. Le dinamiche sono... Ah, anche tu, timpanista! Fantastico, Luca, mi fa molto piacere. Allora poi ci facciamo anche una bella chiacchierata, magari in privato. E Gianfranco, sì, le dinamiche, una bella domanda. Io, è un bel argomento, scusa. Io sono, faccio moltissima attenzione alle dinamiche perché mi ci sono fatto così, da solo a studiare le dinamiche in base alle bacchette. Poi cercavo di fare le stesse dinamiche con altre bacchette, quindi mi complicavo la vita. Poi cercavo di cambiare stanza dove possibile. Per esempio, in conservatorio andavo in giro col tamburo, le bidelle mi rincorrevano perché a volte mi trovavano pure nel bagno del piano. Perché io cercavo il modo per sviluppare, come dire, raggiungere la dinamica giusta non solo in base alle bacchette, a dove ti posizioni sul tamburo, ma, cosa importante, in base alla stanza. Perché il suono sì lo dà lo strumento, ma lo dà anche la stanza. Di conseguenza, cambiare stanza con lo stesso strumento, la stessa bacchetta, la stessa, diciamo, lo stesso punto del tamburo da colpire, ti dà dinamiche diverse. Quindi cosa vuol dire mezzo forte? Nulla. Cosa vuol dire 2P? Nulla, se non lo pensi in base alla stanza dove stai suonando. Spero che questo è il mio pensiero riguardo alle dinamiche. Allora, io andrei avanti, anche se ci sono, che bello, ci sono un sacco di belle domande. Gianfranco, mio grandissimo compagno di conservatorio. Un abbraccio a Gianfranco. Marco Timpani, come consigli di lavorare per i rulli e per l'accordatura e Glock? Che tipo di bacchette? Grazie. Belle domande. I rulli, dunque, i rulli io bisogna vedere in base alla membrana, alla caldaia. Cos'è la caldaia? Per i non timpanisti, la caldaia è quella grossa cosa dove sopra è messa la pelle del timpano. La caldaia si chiama caldaia perché effettivamente ricorda proprio una caldaia. È in rame in questo caso. Questi timpani sono i Ludwig Grand Symphonic, meravigliosi Ludwig Grand Symphonic. Sono delle caldaie martellate in rame, quindi un suono favoloso. Io i rulli li scelgo l'intensità, penso che intendi dire l'intensità, in base alla grandezza del timpano, ma anche alla dinamica, ma anche alla velocità dell'esecuzione. Cioè, se ho una croma rullata, allora devo essere molto veloce, molto rapido. Se invece ho una minima, posso anche prendermela un pochino più con calma. Ma la cosa importante è il timpano grosso, il 32 pollici, questo qui, non ha bisogno, per prendere il suono del rullo, non ha bisogno di tanti colpi, come per esempio quando si fanno i rulli sulla gran cassa orchestrale, pochi e costanti, e man mano che si va avanti si tende ad aumentare un pochino l'intensità. Stessa cosa sul timpano grave, pochi colpi, poi magari aggiungi sempre più fino a che arriva il battere. Mentre invece non funziona così quando il timpano è molto acuto e la nota è molto acuta. Non funziona così, bisogna avere molta più frequenza di colpi. Ok, andiamo avanti, ragazzi, se no qua passa il tempo, sono già passati 49 minuti. Io parlo, parlo, parlo. Datemi fuoco. Voglio farvi vedere al volo il mixer mio personale. Ogni... Dove stai? Eccoti. Ogni musicista aveva il suo mixer personale. Facciamo una bella cosa. Man mano che facciamo... Ops, sì, mano che facciamo? Io cancello. Sì, diminuisci pure il banner. Tac. Show. Yes.
Ok, ascolti. Ogni... Vado veloce, ragazzi, perché voglio farvi vedere un po' di cose. Ogni musicista aveva questo mixer personale, che era posto sotto, non so se l'avete visto prima, ma era posto vicino al mio sgabello. Allora, piano, groove, archi, fiati, cori, che cosa sono? Sono gruppi di strumenti. Ognuno aveva un gruppo chiaramente diverso e ogni gruppo è gestito da un cursore, una manopolina che gestisce il volume, gestisce il pan, vediamo se mi ricordo, sì, e il reverbero. Comunque, vabbè, principalmente si usava il volume. Quindi io potevo farmi un ascolto perfetto di quello che andavo a sentire. E come vedrete anche dall'audio, insomma, dei video che vi farò vedere, io avevo il click chiaramente molto alto e poi batteria, vedete anche i livelli, batteria molto alta e tutti i miei strumenti che erano Symphonic Percussion, Shaker e Glock. I Symphonic Percussion erano batteria elettronica e i tre timpani, lo Shaker era il microfono sopra i piatti dove utilizzavo anche chiaramente gli Shaker, i Glock e Spin invece era un microfono a parte. Poi avevo la batteria e avevo soprattutto le Latin percussion, anche queste molto alte, perché avevo bisogno di sentirle, perché, domanda, perché dovevo incastrarmi perfettamente con loro. E avevo molto più voglia e bisogno di sentire loro piuttosto che il cantante, infatti il cantante lo tenevo abbastanza basso. E in base a quello che mi serviva avevo i volumi diversi. Domande su questo? Vi faccio vedere anche dove stava posizionato, visto che ci siamo. No, sbagliato. Era posizionato, eccolo qua. Andiamo un po', se no io vado avanti. Ma sì, andiamo avanti, tanto gli ascolti. Play the room, bravo Gianfranco, esattamente, esattamente. Andiamo avanti e parlerei dello schema delle parti. Questo è un mio modo di lavorare che, devo dire, lo trovo veramente molto utile. Cosa ho fatto io? Man mano che, eccolo qua, abbiamo fatto cinque dirette, quindi cinque serate. E io, man mano che avevo le scalette, poi, diciamo, prima di andare a suonare, dedicavo sempre quell'ora, mezz'ora, quello che riuscivo, insomma, tanto ormai era diventato molto veloce come lavoro. Nascondi bar naturale, grazie. E l'ultima parte, diciamo, delle prove, si provava fino a una certa ora. La diretta era alle 21, mi pare, e si provava fino alle 8, quindi veramente si doveva andare a mangiare a 8 meno un quarto, si doveva andare a mangiare, vestirsi, fare tutto, ok. Prima di andare su a vestirsi e mangiare, dedicavo sempre quei 20 minuti, a volte anche mezz'ora, per riposizionare il mio set, le parti messe in ordine, e soprattutto facevo questa cosa qui, e cioè mi descrivevo il brano da fare, l'autore. Devo suonare timpani? Ci sono cambi di note? Devo cambiare bacchette? E se devo cambiare bacchette, quali devo suonare? Ci sono i piatti? C'è la Yamaha Multipad? E se sì, quale programma della centralina devo usare? Quindi è tutto segnato. Ci sono altri strumenti? Sì, tamburi. C'è il glockenspiel? No, c'è il rullante, così che io, sempre a colpo d'occhio, perché il tempo è sempre poco, bisogna imparare, ma non si vede la cosa, fammelo levare, via, ok. A colpo d'occhio io già sapevo che, boom, rullante solo uno, solo su Ringo Starr, glockenspiel sì, solo su Eden, capito? Colpo d'occhio, quindi io già so che, questo è in ordine di scaletta della serata, ragazzi. Quindi io già sapevo che il glockenspiel non me lo filavo fino alla fine della serata. Quindi chi se ne frega? Stai lì, mangia tempanino e se vediamo dopo. Il rullante a metà serata. I timpani, orca vacca, se suona tanto stasera. Quindi i timpani tutti i brani, praticamente. Poi
per esempio, un'altra cosa, wow, questa prima serata, fantastico, ok, non suono, bellissimo, mi riposo. Quindi questo è un po' il mio concetto di prepararmi in maniera giusta la serata, prepararmi gli strumenti, visto che sono tantissimi, devo prepararmi in maniera giusta, in maniera furba. E questo è stato, secondo me, un buon sistema. Questa è l'8 febbraio, quindi prima serata. Questa è la seconda serata. Questa è la terza serata. Ma che sto a dire? Sto di una marea di fregnacce. Questa è la prima serata. Ecco. 4 febbraio. Questa è la seconda serata. 5 febbraio. Beh, insomma, è tutto... A volte chiaramente si ripetono perché i brani erano gli stessi. E questo era un mio metodo per gestirmi bene i tanti strumenti da suonare. Quindi, un ottimo sistema. Ma la stessa cosa che avevo scritto sul computer, divisa per argomenti, con i colori, eccetera, eccetera, la stessa cosa era riportata sugli spartiti. Ok? Andiamo per esempio a prendere un brano che aveva un sacco di strumenti. Eden. Aspetta, vediamo, ci sono domande. Luca Fareri, questa cosa che mi stai dicendo è un'arma vincente in un contesto del genere. A mio avviso, una delle cose più importanti per una resa costante di livello. Luca, hai perfettamente ragione. E questa idea mi è venuta dopo aver sbagliato tante volte, non tante volte, le volte necessarie, per capire, ok Tommaso, qua se andiamo avanti ci facciamo male. Come possiamo fare? Mettiamoci il casco. Ecco, questo è il mio casco. Se casco non mi faccio male. L'idea mia è sempre stata quella di ottimizzare i tempi in maniera costruttiva, quindi ho poco tempo, ok, come cosa posso fare? Magari ecco, mangio un pochino più di corsa, non chatto, però perdo quella mezz'ora per scrivermi quello che devo fare. Tra l'altro è una cosa importante perché mentre scrivo le cose che devo andare a suonare, la mia testa è come quando solfeggi, come quando conti alta voce. Non solo tu sai dove stai perché stai contando, ma sai dove stai perché stai contando e anche ad alta voce, ma anche ascoltando. Quindi fai il doppio di lavoro. Per questo che dico sempre ai miei allievi, quando suonate contate ad alta voce, cantatevi la parte ad alta voce, così che anche le orecchie ascoltano quello che tu in testa pensi di sentire. Non solo senti con la testa, ma senti anche con le orecchie. Questo è un'altra mia idea. Allora, grazie Luca, sono contento che concordi con tutto, perché detto da te che sei un professionista di altissimi livelli, sia per quanto riguarda la batteria che per quanto riguarda la produzione di musica. Luca è un grandissimo fonico, un grandissimo produttore, fa dei lavori eccezionali. Se avete bisogno, chiamatelo, scrivetegli. Luca Fareri su Facebook, ci sta, ha uno studio bellissimo, faremo forse anche presto, farà comunque lui dei corsi anche per noi batteristi per imparare a registrarsi in maniera veloce, in maniera costruttiva, giusta, senza evitare problemi. E poi lui è uno che fa dei missaggi da paura, missaggi master, insomma, da paura. Quindi se avete bisogno di questo tipo di lavoro, andate da Luca, che è il top. Vi dicevo, per quanto riguarda gli strumenti da suonare durante il brano, io mi faccio lo schema che avete appena visto, ma lo stesso schema, se volete, ma comunque scritto a mano, lo riportavo sulle parti. Ecco qua. Non solo mi scrivevo le parti, ma mi scrivevo pure alza congas. Cioè io su questo brano avevo bisogno di sentire le congas più alte rispetto agli altri brani. Quindi che faccio? Scrivi alza congas, sposta microfono sui woodblock, perché il microfono era uno solo
e non li prendeva bene i woodblock dai piatti, quindi io mi scrivevo abbassa il microfono, quindi d'accordo con il fonico, lui sapeva che nei momenti in cui mi serviva il microfono in un punto diverso lo muovevo, e quindi tutte queste cose le scrivevo proprio all'inizio, vedi? La pagina è questa, proprio sopra a tutto. Poi, altra cosa importante, il disegno aiuta sempre. Ho disegnato la batteria elettronica, quindi devo suonare la batteria elettronica. Sì, ma quale pad? Questi due pad, con due suoni diversi. Cymbal Scrape e Gong. Notate bene che blu e giallo. Blu, Cymbal Scrape. Quindi se io devo suonare il blu, eccolo, Cymbal Scrape, blu. Quindi io evidenzio di blu il pad che devo suonare e anche lo strumento che si trova nella spartito. Quindi, boom, devo andare, devo colpire. Questo colpo qui è blu e quindi è questo pad qui. Questo qui è giallo. E dove sta il gong? Eccolo qua. Ecco, figura di me. Eccolo. No. Eccolo. Gong. Ok. No, perché in realtà il giallo lo uso anche per altre cose, però chiaramente il concetto spero che vi sia chiaro. Abbassa Glock, abbassa il volume del Glock, perché siccome lo suonavo con un bel volume, risultava troppo forte, allora mi abbassavo pure quel suono. Poi mi scrivevo pure il programma della batteria elettronica, poi mi scrivevo le bacchette, hard sticks. Poi un'altra cosa importante, attenzione che dopo c'è il Glock, vedi, faccio il disegno del Glock perché dopo ci sta il Glock, devo mettere le bacchette questo è sticks supporta bacchette, che vuol dire che io devo andare a suonare il portabacchette, il tavolino con le bacchette, quindi il tavolino diventa uno strumento. Poi i timpani, tre timpani, 1, 2 e 3. Questo segnato così vuol dire che non deve suonare. Solo il centrale, quello di sinistra, suona il si bemolle. Poi, anche le dinamiche hanno un colore per me diverso. Poi magari ne parliamo in un altro contesto. Quindi questa è, diciamo, la parte generale di questo brano, dove c'è il titolo, l'autore, il BPM... Il count, un'altra cosa importante che volevo dirvi, adesso lo sentirete, magari cominciamo proprio da questo brano se volete. Il count, io l'ho sempre utilizzato il count, quello proprio con la voce, 1, 2, 1, 2, 3, 4, e non ho notato che c'è un motivo. Uno dà per assodato questa cosa, in realtà c'è un motivo, e cioè, metti caso che uno si perde. Si mette le cuffie nel momento in cui è partito già il click e quindi sente un beep che per lui è il primo e in realtà è il secondo. Pensa se non ci fosse la voce. Se ci fosse soltanto... E io perdo il primo, non attaccherò mai. O comunque, insomma, questo è quello che secondo me aiuta moltissimo la voce, perché anche se tu dovessi mettere le cuffie... 1, 2, 3, 4, allora tu sai che sei in quel punto preciso. Quindi count spesso era proprio fuori, interno allo spartito. Quindi si comincia a suonare a battuta 3. Ok, vediamo un attimo qualche altra parte. Le apro, dai, al volo magari così. questa è una cosa carina. Quando... su questo brano che io adoro, Andromeda, mi piace moltissimo questo brano di Elodie. E anche qui, insomma, tutte le informazioni, eccetera, eccetera. Ho capito che ci voleva anche un segno grafico per quando i piatti vanno lasciati suonare e quando invece vanno stoppati. Allora io ho deciso di farmi una parentesi quadra grossa, viola, quando... doveva essere il battere successivo, doveva essere muto, quindi mentre invece qui non c'è in questo brano, vedi, anche nella 1, 2, 3 sul terzo movimento c'è assolutamente il silenzio, e non solo è indicato dalla pausa ma anche da questa parentesi grossa che intende dire fine del suono. Ok, vediamo se c'è un altro brano. Ah sì, mi sembra che sia
Vediamo subito, lo vedo subito a occhio. Anche qui c'è, vedi? Sul quarto movimento, vedi, poi bisogna sempre scrivere i numeri a volte perché così si rende ancora più conto. One, two, three, silenzio. Quindi non solo pausa, ma anche parentesi. Voglio farvi vedere un esempio di piatto invece... Mazza. Fai rumore? Tiki bom bom, eccolo qua. Tiki bom bom. Invece la legatura verde per me indicava lasciar vibrare, quindi lascia vibrare il piatto. Mentre invece parentesona viola chiudi il piatto. Ok? Se avete domande sulle parti, bene, se no io andrei a sentire qualcosa. Che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Ditemi un po' se volete vedere qualcosa o invece volete che parli ancora un po' di spartito o qualcosa in generale. Ditemi voi. La parte personale va adattata e interpretata in base alle proprie esigenze. Focalizzare i punti chiave, sottolineare le cose importanti e gli appuntamenti. Bravissimo Gianfranco, sono perfettamente d'accordo con te. Perfettamente. Bisogna leggere e adattarla al contesto. Gianfranco, sento, bravo, giusto. Grazie Tommaso davvero per la stima a disposizione. Luca, esatto, chiamate Luca qualunque cosa che è un grandissimo professionista. Oltre a essere un batterista della Madonna, La parte personale, ah sì, l'abbiamo già letto. Troppo spesso sento dire so leggere la parte, ma poi si perdono dopo qualche battuta di tacet. Questa, guarda, a volte è più facile non perdersi quando hai tante note da suonare rispetto a quando hai poche note da suonare, purtroppo, perché si tende a perdersi quando non si ha lo strumento in mano, non si ha gli occhi che scorrono, insomma, è... Affrontare le battute d'aspetto è una cosa da supereroi. Ecco, secondo me la Marvel dovrebbe fare un supereroe, un percussionista supereroe che sa contare le battute d'aspetto e non si perde. Va bene, io andrei a sentire, se voi volete, io vado a sentire, andiamo a sentire qualcosa. Allora, io ho questi video qua. Per quanto riguarda l'ultima, per quanto riguarda l'ultima, questo lo leviamo, che è il video di promo, questo è pure la mia stupidaggine che ho fatto lì a Sanremo. E andrei a sentire un brano che mi piace tantissimo, che è Eden. Tra l'altro in questo video qua ho pure scritto gli strumenti che usavo. Io adesso metto play, ragazzi, però mi dovete fare un favore enorme. Mi dovete dire se sentite l'audio, perché Giorgio mi ha detto che si sente, però non si sa mai. Ok? Metto play e ho fatto un casino. Metto play e voi ditemi yes! Adesso poi levo pure il mio faccione così è tutto schermo. Fatemi sapere se si sente. Ok, com'era? Meglio? Poi adesso ci attrezziamo e la rifacciamo, dai, la rifacciamo se vi va volentieri. Bella domanda, Marco, anche perché lo volevo dire io, ma tu mi hai preceduto. Chiaramente qui hai visto bene, dosa, appunto. Hai visto bene, ma io no. Eccolo. Quando ciò, ed è successo parecchie volte, di avere, come se quelli che hanno scritto il brano non si rendessero conto che uno deve passare da uno strumento all'altro, così non è che ci sono 3-4 persone che suonano nello stesso set. Quindi, vabbè, è successo in questo momento e in altri brani, poi ne parleremo prossimamente, che o il battere se è lento, o i due quarti, o tre quarti, o tutta la misura addirittura, andava a finire che non suonavo, perché praticamente doveva essere per forza di cose una pausa vuota in cui mi spostavo su un altro strumento e prendevo magari altre bacchette, insomma...
in parecchie situazioni è successa questa cosa, in altri brani, poi lo vedremo. Quindi questo è anche un altro aspetto dello spartito che volevo raccontarvi, poi magari lo vediamo volta per volta con... cominciare a salutarvi, volevo cominciare a rimetto il mio faccione, era meglio prima? Che schifo? Vabbè, va bene così. Volevo ringraziare tutti, volevo anche dire un paio di cose. Intanto, se volete, se avete domande, fate pure senza problemi. Io intanto vi dico. Stavo attraversando un periodo molto difficile, quindi uniamoci tutti, uniamo le nostre forze, cerchiamo di non rimanere ognuno nella propria stanzetta, propria casetta, sul proprio telefonino, sul proprio post, sul proprio eccetera eccetera. Uniamo le forze, perché il momento è molto delicato e noi riusciremo tranquillamente a passare questo momento problematico, però dobbiamo unirci tutti insieme. Quindi, ma io parlo di qualunque cosa, anche condividere insieme video, condividere insieme suonare insieme proprio condividendo una parte, quindi io registro una cosa, tu registri una, insomma facciamoci vedere attivi, non spegniamo i nostri profili, non spegniamo la nostra vitalità, la nostra creatività soprattutto, perché questi momenti ci mettono a dura prova. E io personalmente ho avuto un sacco di idee, poi ve ne parlerò in futuro, alcuni già le sanno, e comunque mi si sta muovendo tantissimo dentro in questo momento di quarantena, quindi vi esorto a condividere cose, condividere anche problemi, condividere i vostri stati d'animo magari negativi, qualunque cosa, ma condividiamo, perché insieme ce la facciamo. Possiamo andare avanti. E io volevo spendere una parola in più anche sui negozi di musica. Io ho dei carissimi amici. Io saluto fortemente Claudio La Greca di Musica Arte di Roma. Gli do un abbraccio enorme e vi esorto, ragazzi, a comprare non in negozi online. Comprate online, ma nei negozi che esistono. Quindi cerchiamo di dare una mano a questi negozi che stanno messi malissimo, poverini. Cioè, la situazione attuale è molto problematica e dobbiamo aiutare loro a sopravvivere, come loro aiutano noi, come loro tante volte aiutano noi dobbiamo aiutare loro in questo momento. Quindi se dobbiamo comprare una cosa, compriamola da loro online, facciamocela spedire, paghiamo magari qualche cosa di più di spedizione, però cerchiamo di farci vedere presenti dalle persone che costantemente andiamo a chiedere consigli su uno strumento piuttosto che un altro. Quindi ecco, non abbandoniamo i nostri amici degli strumenti, dei negozi di strumenti musicali. Questa è una cosa che ci tenevo tantissimo a dire, quindi un abbraccio grande a tutti quanti i negozi di musica italiani e non solo, chiaramente, però ecco, uno particolare al mio grande amico Claudio di Musica Arte, Claudio La Greca. E quindi forza, è un momento particolare, noi siamo qui, stiamo divertendo, ci stiamo mettendo in gioco, io facendo questa diretta mi sono messo in gioco, spero di non aver detto stupidaggini, spero di aver contribuito a stimolarvi anche soltanto un pelo di quello che insomma già sapete, insomma, spero di avervi smussato leggermente qualcosa e voi l'avete fatto con me. Perché stare qui con voi in un certo senso, anche se soltanto virtualmente, è stato veramente molto emozionante. Ringrazio tantissimo Giorgio Paini, ti ringrazio tantissimo, sei stato veramente molto presente in queste settimane, e ti ringrazio tantissimo perché io ho dovuto spostare per vari motivi l'appuntamento nostro, per motivi familiari, e quindi grazie Giorgio, sei veramente una persona molto figa, molto molto figa. Quindi volevo dirlo pubblicamente. Ringrazio tutti quanti i miei amici che sono stati con me durante questa mia prima diretta della vita. Quindi sono contento di averla fatta qui con voi. Forza Groove Caffè e forza a tutti. Vi abbraccio forte. Non vi ho letto i messaggi, scusate. Che carino. Grazie mille a te, alla prossima. Purtroppo non riesco a vedere chi siete. Bella iniziativa tua, grazie. Grazie a te. Grazie, Marco Fontana, grazie a te di essere intervenuto. In questo contesto
pop con click ti serviva un contatto visivo con i diversi direttori d'orchestra? Bella domanda, bella domanda. Poi ne parleremo. Ti rispondo dicendoti di sì. Io ho sempre bisogno del rapporto visivo col maestro, perché io comunque ho una formazione classica e sono abituato a vedere, a sentire, a percepire il movimento del maestro, e questo per me è importantissimo. Gabriele, grazie, sei gentilissimo. Grazie mille, ti ringrazio. Niente, vi abbraccio tutti quanti. 1:27. Beh, sono soddisfatto. Pensavo di non farcela a fare 1:30, invece ci siamo riusciti. Allora, niente, ci organizziamo presto per un'altra diretta, magari appunto con sistemando l'audio. Va bene? Vi abbraccio ancora. Grazie a tutti e vi voglio bene, anche se alcuni di voi non vi conosco, ma vi voglio bene a tutti. Mi raccomando, uniamo le forze e continuiamo a fare musica, che è la cosa più bella che esista. Dopo le buone. Ciao!